Allora, scusate, ecco qua, siamo in una delle mie velocissime mattine in cui mi sto preparando per andare in accademia. Prima devo lasciare mio figlio a scuola e quindi ho deciso di farmi vedere come faccio ultimamente al volo il mio make-up. Prenderò anche. Aspettate che l'ho Ecco qua, dimenticato. prendo anche il mio cellulare. Scusate, ma ho febbre, insomma, sono un po' raffreddata. E prendo anche. Te lo tolgo. Ecco qui, voglio fare un esperimento perché normalmente questo make-up che vedrete io lo realizzo, salvo imprevisti, in circa 10 minuti. Quindi adesso voglio mettere. Faccio vedere da qui. Ecco qua. Voglio mettere il cronometro e farvi vedere più o meno in quanto tempo io riesco a realizzare ogni mattina il mio make-up. La cosa che mi aiuta tantissimo è questa. Vi faccio vedere, se non l'avete visto prima, all'interno ci sono tutti colori nude, però ci sono illuminanti, matte, insomma, quindi ora vi faccio vedere cosa. Come realizzo la mia base quotidiana. Quindi inizio con il cronometro, non vi so dire oggi quanto ci metterò, normalmente ripeto, più o meno in 10 minuti riesco a fare tutto, senza neanche correre particolarmente in realtà, insomma. La cosa importante, il consiglio che vi do è di sapere bene cosa utilizzare, questo sì. Quindi magari create un piccolo, una trousse, non so, uno scatolino, qualcosa con dentro tutti i prodotti che utilizzate. Quotidianamente, non so se l'avete capito, siamo allo specchio, ecco perché forse mi sembra un po' strabica. Comunque, quindi dicevo, creando uno scatolino, qualcosa con tutti i prodotti che intendete utilizzare, e quindi questo vi comunque consentirà di non perdere tempo a cercare cosa vi occorre. Io non lo faccio perché ho tutto qui a portata di mano nella mia postazione, però potrebbe essere una soluzione ideale. Comunque, bando alle ciance, altrimenti oggi poi faccio anche tardi. E quindi avvio il cronometro, vediamo un po', ve lo faccio vedere e lo stopperò dopo, quando avrò finito il make-up, vediamo in quanto l'avrò realizzato. Allora, la prima cosa, io correggo le occhiaie. Che sto utilizzando è il copriocchiaia di Nabla, il correttore di Nabla, ed è fantastico. Poi sul viso, visto che purtroppo ho sempre queste imperfezioni, vado velocemente con questo stick di Busette e faccio un po' così a caso, dove vedo un po' di rossori, tanto poi comunque ci passerò con il fondotinta, e addirittura, guardate, lo picchietto un po' veloce veloce con le dita. Questo che ne verrà fuori è sicuramente un look molto molto semplice, che quindi può essere utilizzato sicuramente per chi come me va in ufficio, oppure va a scuola, oppure va all'università. Prendo il mio fondotinta, inizio a stenderlo. Mi raccomando, il fondotinta, io a volte vedo che ne utilizzate tantissimo, ne basta davvero poco. Mettete una goccia così sulla mano e andate man mano, se poi ne occorre dell'altro lo prendete. Innanzitutto perché altrimenti appesantite troppo il viso, e poi perché rischiate di sprecare prodotto prezioso. Quello che costano, con la crisi che c'è, è meglio essere un po' parsimoniosi. Vedete, io ho fatto tutta la mia intera base con un goccetto di fondotinta che avevo messo, poi lo ripulisco e vado un po' a picchiettare dove mi sembra che magari ce ne sia bisogno. Ok,
ciglia, questa è una cinghia bellissima di Essence, io l'avevo presa in estate, era un po' più colorita, però mi sono resa conto che mi piace molto utilizzarla anche in inverno. Ecco fatto. Adesso prendo appunto questa palette che vi ho fatto vedere prima e inizio ad uniformare un po' la palpebra. Normalmente metterei anche il primer, ma non è poi tanto necessario se non dovete stare fuori tanto tempo. Io in questo momento ho dimenticato di metterlo, perché quando si va di fretta ovviamente spesso dimentichiamo di mettere anche alcuni prodotti. Comunque ripeto, non è poi fondamentale, se per voi lo è cercate di non dimenticarlo. Ok, allora ho uniformato un po' la palpebra. Poi prendo semplicemente un pochino di marroncino con un pennello già da sfumatura, vado un po' così a fare un'ombra nella piega, vedo, non vedo, dire che questa palette è stata davvero una piacevolissima scoperta. Allora prendo un po' di illuminante, lo metto sull'arcata sopraccigliare, e lo metto anche un po' all'interno della piega, lo metto anche un po' nell'angolo interno per illuminare un po'. Ok, e con gli occhi ho finito, con gli ombretti prendo la, questa non mi ricordo come si chiama, caramello di Neve Cosmetics, e traccio un po' una linea, questa o una qualsiasi color rame che voi avete, darà un po' di definizione, un po' di luminosità, giusto per... Ecco qui. Ok, con un pennellino vado velocemente facendo dei piccoli tratti così, ho sfumato un pochino, molto molto leggermente. Ok, all'interno metto avorio, sempre di neve, ok, adesso vado di mascara. Questa è l'operazione che mi richiede più tempo di solito, oggi cercherò di farla un po' più velocemente perché nel fare il video comunque sto perdendo anche del tempo, e soprattutto quando vado di fretta mi succede sempre di sporcarmi la palpebra e questo mi fa perdere ancora più tempo. Io sono convinta che su un look nude quasi inesistente come quello che ho fatto io adesso, il mascara sia la cosa fondamentale. Per questo che io vado prima con questo, in realtà vi confesso che sono in crisi perché mi è finito il bump di Lupa, ecco, vedete, ho sporcato la palpebra, non importa, la pulirò. Quando dovete pulire un mascara sbavato, non pulitelo mai
quando è asciutto, lasciatelo seccare e poi con un cotton fioc delicatamente andate a ripulirlo, altrimenti andate a creare un pasticcione da cui non ne uscite più. Questo mascara mi piace molto, però con un look così nude e veloce, che so come sto facendo, avrei messo il bump che mi avrebbe aiutato. Purtroppo l'ho finito, non ho ancora avuto il tempo di ricomprarlo, quindi utilizzo, per allungare un po' di più le ciglia, quindi un passaggio in più oggi, questo top coat di Kiko incurvante. Tra l'altro, ragazzi, scusate perché la telecamera è un po' distante, quindi forse si sente di meno. Io ho anche la voce bassa, comunque cronometro a quanto sta, abbiamo quasi finito, sto anche perdendo un po' di tempo nelle spiegazioni. Bastare poco sotto, leggermente per dare un po' di definizione, molto molto leggermente, molto nude, e poi ovviamente pettiniamo e sistemiamo e fissiamo le sopracciglia sempre molto velocemente. Questo è il gel fissante le sopracciglia di Wacom. Ok, blush, lo vado con questo che è velocissimo, me lo regolo un po' come mi pare. Per questo tipo di blush, questo flat di Neve è fantastico. Eccoci qua. Aggiungo se vedo che lo voglio un po' più intenso e poi sfumo. Ok, naturalmente non ci perdiamo in sofisticatezze come contouring e cose varie. Ricordo che stiamo facendo un make up extra super mega velocissimo per andarcene a lavorare. Ballerina questa è, dove story, no win, no way out, no glory, gotta go, gotta move, gotta make it out. E un tocco di coloriamo. Ok, tocco di gloss, questo è quello di MAC, e io sono pronta. Adesso che qui si è seccato lo possiamo cancellare. Vedete come è via velocemente. Ok, stop al cronometro. Ok, ci ho messo 11 minuti e 13 secondi, però è anche vero che questa mattina io, cioè comunque mi sono un attimo più distratta mostrandovi i prodotti e parlandovi. E dove sono? Questo quindi è il mio look quotidiano, quello che sto facendo più spesso ogni mattina. E non so dove guardare, guardo qui. Niente, spero che vi sia stato utile e adesso vi saluto perché scappo al corso. Ciao bellezze!